Restiamo in tema di attività del governo. Tu hai appunto detto che il governo Monti è stato un governo inconcludente ai tecnici e dall'inconcludenza dei tecnici siamo passati alla litigiosità dei politici. Spostando l'asse dalla politica interna alla politica estera, sia il governo Monti che il governo Letta dovevano, nelle intenzioni, essere governi che dovevano ridare credibilità a livello internazionale all'Italia. La domanda che sorge spontanea è: ci sono riusciti? Secondo te? Ma guarda, io penso che l'Italia non sia mai stata umiliata come è stata umiliata in questo ultimo anno e mezzo. Penso che la vicenda dei nostri Marò sia una vicenda che la dice lunga sulla credibilità di Monti prima e di Letta poi, cioè esattamente di quei presidenti del Consiglio che avrebbero dovuto far alzare la testa all'Italia, ma che in realtà hanno fatto una cosa ben diversa: si sono genuflessi con grande eleganza di fronte ai presunti padroni dell'Europa. Sì, per il governo Monti, che era direttamente un governo che c'era stato mandato dalle burocrazie e poteri forti europei, e che per questo certo non poteva negoziare niente con l'Europa, e quindi gli fiscal compact, tutto quello che noi abbiamo visto, e cioè questioni sulle quali i governi politici invece avevano messo dei paletti. E così è anche per Enrico Letta, e me ne dispiace, perché guardate che il segnale di un Presidente del Consiglio, che il giorno che sta prendendo la fiducia al Senato, prima ancora di incassare quella fiducia, sta facendo il baciamano ad Angela Merkel a Berlino, è una roba indegna. Come se noi, per poter avere un nostro rappresentante, dovessimo chiedere il permesso ad Angela Merkel. Che lo dico anche a Matteo Renzi, che neanche ha preso la fiducia e sta già genuflesso di fronte alla Merkel. Ma ce ne sarà uno che per fare il presidente del Consiglio in Italia si chiede che cosa pensino gli italiani prima di chiedersi che cosa pensino i tedeschi? Guardate, non è secondario, non è secondario, perché quello che noi stiamo facendo è esattamente il frutto di una classe politica che invece di fare gli interessi del proprio popolo fa gli interessi dei poteri forti, fa gli interessi di altri. Ma gli interessi nello specifico, guarda, dice, noi dobbiamo parlare con l'Europa. Con quale Europa? Con quale Europa? Con l'Europa degli Stati del Sud o con l'Europa degli Stati del Nord? Con l'Europa dell'asse franco-tedesco o con l'Europa delle nazioni che come noi hanno difficoltà e si trovano ad affrontare per esempio da sole in totale solitudine tanti problemi perché dall'Europa vengono lasciati soli, perché poi siamo tutti bravi a fare, no? Dovete mettere il pareggio di bilancio, non dovete sforare il patto di stabilità, perfetto, perché sennò ci andiamo di mezzo anche noi, va bene, condividiamo, condividiamo tutto, perfetto, condividiamo anche il problema dell'immigrazione, perché non ve li prendete gli immigrati, perché venite a dire che cosa dobbiamo fare a casa nostra con gli immigrati, questo non si può condividere, è un problema nostro. Allora vedete, quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, quando noi abbiamo, cioè abbiamo, per carità, siamo stati bravissimi nell'adempiere a tutti i compiti che ci arrivavano dall'Europa, abbiamo fatto gli interessi del popolo italiano? No, abbiamo fatto gli interessi del popolo tedesco, perché la Merkel fa il lavoro suo, la Merkel, o dei francesi anche, perché la Merkel fa il lavoro suo, perché Hollande fa il lavoro suo, perché gli altri fanno il lavoro loro, siamo noi che non facciamo il lavoro nostro. E a noi servirebbe un Presidente del Consiglio forte e coraggioso, eletto e scelto dagli italiani, con una maggioranza forte e coesa alle sue spalle, che vada in Europa a rinegoziare i patti, a dire: ragazzi, è finito il tempo dell'accordo unilaterale, quindi o noi abbiamo indietro quello che diamo, oppure l'Europa non ci serve, bisogna avere il coraggio di fare questo ragionamento. Che noi non siamo secondari per l'Europa, che l'Europa non si può permettere di perdere l'Italia, che quindi l'Europa deve ridare indietro all'Italia quello che l'Italia mette ogni anno, perché noi, casomai fosse sfuggito, diamo molti più soldi per esempio di quanti ce ne tornano indietro. Allora parliamo questi temi. Io penso che noi abbiamo bisogno di fare questo, invece non abbiamo fatto questo. Noi abbiamo avuto Monti prima, ma era scontato, Letta dopo era meno scontato, e devo dire che molto mi è dispiaciuto. Perché insomma, voglio dire,
Dice, ah, ma no, ma Letta è stato bravo, perché alla Merkel, quando lei gli ha chiesto ma come pensi di coprirli questi provvedimenti, lui gli ha risposto, questi sono problemi miei. Ma te credo, non ne ha idea di come li copre, ma che cosa vuoi che gli dicesse alla Merkel? Non l'ha detto al Parlamento italiano, lo poteva andare a dire alla Merkel come copre i provvedimenti. 37 miliardi di euro, gli servono, non ce li ha. Allora, questo è, e per carità, può far sorridere, ma è... La cosa che, esatto, è la cosa che a me fa, diciamo, proprio più male di tutte. E quello che accade con i nostri Marò, per non parlare della vicenda kazaka, perché ci sarebbe proprio da stare qui fino a stasera, quello che è accaduto con la vicenda dei nostri Marò è simbolico per questo. Guardate, la vicenda di La Torre Gironi non è semplicemente una questione, semplicemente, sarebbe comunque gravissimo e importantissimo, di due ragazzi che servono questa nazione, che si aspettano da questa nazione chiaramente quello che comporta portare una divisa in termini di concretezza, in termini di autorevolezza, in termini, diciamo, di difesa. Non è però solo il problema importantissimo della vita di due nostri militari, è un problema di credibilità internazionale. Perché noi abbiamo avuto un governo che dichiara, abbiamo avuto e abbiamo, un governo che dichiara che l'India è in aperta violazione del diritto internazionale, cioè quindi che dichiara di essere aggredito e che a fronte di quell'aggressione non fa niente. Niente. Noi siamo lì e abbiamo avuto Letta che nell'ultimo question time che io ho fatto in aula sulla vicenda della Torre Girone, dopo che Toni Capozzo, forse vi è capitato di vederlo, ha peraltro fatto un bel servizio su Canale 5 per raccontare come, secondo, diciamo, alcune prove che non sono state adeguatamente utilizzate, l'accusa che viene mossa alla Torre Girone sarebbe totalmente pretestuosa, totalmente inventata, no? Quindi abbiamo chiesto a Letta, scusate, che cosa state facendo? E Letta ci ha detto, no, ma guardate, il processo si sta svolgendo velocemente, quindi è importante che noi teniamo i toni bassi, perché insomma, altrimenti ci ricondanna. Presidente del Consiglio italiano. Scusi Presidente Letta, grazie per averci detto quanto dura il processo in India, ma lei è chiaro che il problema non è quanto dura il processo in India, ma è il fatto che secondo il diritto internazionale quel processo non può svolgersi in India e deve svolgersi in Italia, perché i fatti che vengono contestati a questi militari sono avvenuti in acque internazionali, su una nave battente bandiera italiana, e quindi secondo il diritto internazionale li deve giudicare l'Italia? Le è chiaro che c'è una violazione alla quale noi dobbiamo chiedere conto agli indiani e non solamente agli indiani. Gli indiani non ci vogliono l'Italia Marò? Perfetto. Sapete che cosa fa una nazione normale? Una nazione normale coinvolge gli organismi sovranazionali di quale fa parte, convoca, chiede la convocazione del Consiglio della Nato e chiede la convocazione del Consiglio europeo e chiede a entrambe le organizzazioni, quindi all'Unione Europea e alla Nato, di intervenire. Perché noi, casomai fosse sfuggito, non è che facciamo parte della Nato semplicemente per prestare il nostro suolo alle basi americane e mandare i nostri ragazzi a morire in Afghanistan, né facciamo parte della Commissione Europea semplicemente per farci dare gli ordini dalla BCE o farci dire quanto possono essere lunghe le zucchine che produciamo ogni anno. Noi facciamo parte di queste organizzazioni internazionali anche per avere la solidarietà che serve. Allora il Presidente del Consiglio normale si presenta al Consiglio della Nato e dice o questi militari tornano a casa in una settimana o io ogni settimana che passa ritiro un contingente nelle missioni di pace e ve fate da soli, bravo, bravo. Non con i militari nostri. Questo è la legge. Il Presidente del Consiglio normale richiama l'ambasciatore italiano a Nuova Delhi e rimanda l'ambasciatore indiano in Italia, in India, l'ambasciatore indiano in India. Questo fa un Presidente del Consiglio. Noi siamo lì a dire no, buoni, oh, ma mica vorrete parlarne in aula, mica le vorrete parlare in Parlamento, perché questi ci condannano. Ma siamo impazziti. Ma che nazione è? Ma come si fa? Ma come possiamo pensare di avere un minimo di credibilità? Con un'Unione Europea, il cui commissario per gli affari esteri, grande Cima, ci dice, beh, ma noi no, ma che c'entra? Noi non c'entriamo niente. Come c'entriamo niente? Ma perché l'India sta in Europa? Cioè, dice voi siete sul certo terzo. Mi sfugge che l'Italia sta in Europa e l'India no. Siete un soggetto terzo? No, non siete un soggetto terzo, ma chiaramente se non hai un governo, un Presidente del Consiglio che faccia valere queste ragioni, voi li fanno vaghi. Ma è una vergogna, è molto avvilente. Allora, io penso che la credibilità internazionale dell'Italia sia scesa proprio a livelli minimi, che con questa vicenda kazaka, e chiudo,
la questione sia ancora peggiorata, perché vedere un governo che non riesce a riavere due suoi militari, ma che in compenso espelle in 448 una ragazzina di 6 anni, subendo pressioni totalmente indebite da parte dell'ambasciata, non esattamente della prima potenza internazionale mondiale, che imbarca quella bambina su un aereo privato, anche qui, in piena violazione di qualunque norma, dice si dovrebbe dimettere il ministro degli interni, no, si dovrebbe dimettere il ministro degli interni, il ministro degli esteri, il presidente del consiglio e tutto il governo, perché una roba del genere in un'altra nazione si sarebbe dimesso tutto il governo, e secondo noi, e anche quello che avrebbe dovuto fare il governo Letta.